Il Consiglio regionale ha approvato con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni la proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi del Partito Democratico ed Italia Viva, volta a tutelare il valore di Fidi Toscana, garantendo che il procedimento di selezione pubblica per la ricerca di nuovi soci avvenga in tempi brevi rivolgendosi possibilmente a partner nazionali che esprimano con chiarezza la natura della mission che vogliono imprimere a Fidi. La risoluzione chiede inoltre che la Regione mantenga una rilevante presenza nella compagine societaria e di proseguire nel percorso di trasformazione di sviluppo toscana in un'agenzia per lo sviluppo regionale in Aus. Restano condizioni imprescindibili la salvaguardia dei livelli occupazionali e la richiesta di informare il Consiglio sull'esito dei successivi passaggi sul procedimento di selezione dei nuovi soci. Respinte, invece, una serie di proposte di risoluzione e di ordini del giorno presentati dal Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Ma intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana, per la crescita delle piccole e medie imprese per lo sviluppo complessivamente. Oggi però è cambiato il quadro normativo. Eh, soprattutto a seguito della pandemia, si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese. Con eh, la modifica dell'articolo eh, 18 del decreto legislativo 112, sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. E allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere eh, le imprese, eh, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la eh, proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta... Trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house. Eh, ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana, perché Sviluppo Toscana è già in house, esiste già. E con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di Sisci può rappresentare questa agenzia integrata che dia eh, impulso e sostegno alle nostre eh, imprese. Ovviamente, rimane l'altro aspetto: quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana, perché noi. Non intendiamo comunque eh, eh, abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato eh, attraverso la ricerca di uno o più partner eh, nell'ambito del privato che possono indicare e, e aiutare eh, la Regione a eh, definirlo. Allora però noi chiediamo delle garanzie per andare avanti. Innanzitutto chiediamo che venga tutelato il valore complessivo di Fidi Toscana, chiediamo che venga tutelata l'occupazione perché in Fidi Toscana ci sono delle professionalità molto importanti che hanno svolto un ruolo molto positivo fino ad oggi e che potranno e dovranno svolgerlo anche in futuro. Per cui, prima di procedere ad, eventualmente all'applicazione della legge Madia che potrebbe far confluire una parte di quel personale su Sviluppo Toscana, chiediamo di poter conoscere qual è l'esito dell'avviso pubblico, e cioè di sapere se ci sono dei partner interessati che siano autorevoli, che siano di, di eh, valenza eh, almeno. Eh, nazionale. Se questo non ci fosse, ovviamente dobbiamo fare una riflessione di carattere diverso. Per cui, eh, dando l'ok okay al, alla proposta che ci viene fatta in una risoluzione concordata tra noi e Italia Viva, quindi la maggioranza, chiediamo anche all'assessore che venga. Eh, nuovamente in consiglio a riferirci a seguito dell'esito della eh, manifestazione di interesse in maniera tale che potremo in quel caso a ragion veduta fare le nostre riflessioni e dare gli indirizzi finali per poter procedere a quello che sarà il futuro della strumentazione che la di cui la Toscana si dota per il sostegno all'impresa. Mi piace ricordare che neppure ecco, Due anni fa, in campagna elettorale, da una parte il governatore attuale, Gianni, diceva che avrebbe trasformato eh, FIDI Toscana in house. Dall'altra parte eh, Susana Ceccardi eh, diffidava da comprare eh, nuove quote di FIDI Toscana da parte della regione quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la Regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato ecco detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi, si va verso la cessione delle quote di Fidi Toscana da parte della Regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività ecco, di sostegno alle imprese, eh, investimenti, consolidamenti delle filiere, eh, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo toscano, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo eh, senza delineare una nuova mission per FD e Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Fondamentalmente non ci convincono i tempi perché eh, dal 2018 quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di FD e Toscana abbiamo perso tempo allora. Abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Giani perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi da un anno a questa parte abbiamo parlato di quello. Oggi scopriamo che la giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico, ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi. Quindi abbiamo perso tantissimo tempo i bilanci di fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società, in futuro saranno bilanci rossi, 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 ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni. Nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che, anzi, che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà. Oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana, per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Più ci sono tante altre zone d'ombra. Oggi ci viene, ci viene detto dalla Giunta che il Fidi Toscana vale 44 milioni di euro. Ma lo, lo studio che ha elaborato il piano parla di un valore attuale di 74 milioni di euro. Quindi è già in preventivo una perdita di 30 milioni nei prossimi anni? La regione stessa un anno fa acquistava quote, cioè oggi si va verso la dismissione. Un anno fa acquistava quote per portare Fidi house, spendendo 3 milioni di euro. Cioè, quindi tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico che è stato sperperato e che nei prossimi due anni verrà bruciato. Allora, il progetto di Fratelli d'Italia è da sempre quello di riuscire ad avere un istituto di credito finanziario regionale. C'è un qualcosa di pubblico che sa che si è in grado di garantire quel rapporto che da sempre esiste tra credito e impresa. Come ci si arriva? Ci si arriva ovviamente attraverso l'unione di tutte le forze della regione toscana, ma se Fidi Toscana non era il soggetto adeguato, l'errore è lì, il progetto può essere anche buono, quello di partire da Fidi Toscana per arrivare all'istituto di credito, il problema è che hanno sbagliato il soggetto, non dovevano partire da Fidi Toscana ma partire da altri soggetti, dove ora tipo sviluppo toscana che oggi è il soggetto individuato per fare quel percorso lì, ma nel frattempo dal 2018 a oggi hanno perso 4 anni investendo su un, su un soggetto che era destinato ma non essere quello definitivo. Ma i cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci, credo, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire, è fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di fili toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il Fondo di garanzie centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorsi fili del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato. A noi non ci chiede la legge, di, la politica non, chiede, non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori, cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno, soprattutto del settore commerciale, artigianale o piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Noi siamo stati come forza politica quella che ha spinto più di altri rispetto a questa direzione e la discussione in aula ha dimostrato quanto Italia Viva sia a favore di una logica di mercato, nostro è un approccio liberal-democratico che ovviamente favorisce la logica dei privati nella logica di mercato, penso al settore della finanza, ma che dà un grosso sostegno pubblico rispetto a quello che può fare il pubblico a favore del mondo dell'impresa per il ruolo che è più congeniale a quello che la politica può e deve fare. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate appunto alle garanzie di Fidi Toscana. La Regione Toscana ha eh, creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare eh, di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, eh, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? Io non azzardo assolutamente nessuna eh, previsione perché è mio um, stile leggere i documenti, leggere i numeri, i bilanci e poi pronunciarmi. Quello che è stato sollevato da più parti è stato anche. Eh, questo iter strano di una comunicazione senza far passare l'argomento dalle commissioni competenti, dove i consiglieri possano approfondire e leggere i dati. Non si può mandare una comunicazione il venerdì per poi parlarne il martedì senza poter vedere i numeri, approfondire anche alla presenza dei dirigenti regionali. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in Regione Toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie, ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana. Avevamo ragione, i conti lo dimostrano. Guardate, in dieci anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica, della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che abbiamo chiesto in Consiglio regionale, non ci basta un piccolo documento di 4 pagine di Prometea, quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio, perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali, come tutti i politici, dovrebbero invece avere soltanto giudizi, e i giudizi consapevoli li hai, si hai gli strumenti per formarti quel giudizio. E Prometeia era un elemento essenziale, quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, Abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in Regione Toscana, per quanto ci riguarda, e si aiutano le imprese, non quelle che sono destinate a chiudere, ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno livelli occupazionali. Troppe volte FIDI Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depauperando così il patrimonio industriale della Regione Toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro tre mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. No assolutamente allo spezzatino, no alla gestione scellerata, no agli aiuti agli, agli amici degli amici, sì ad una finanziaria fatta di competenza, di concretezza, che aiuti le imprese del territorio che se lo meritano e che sviluppi il sistema industriale della nostra regione. Ma ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno, un anno prezioso in cui Fidi Toscana eh, diciamo, eh, aveva come dire, portato avanti anche all'interno del CDA eh, una politica virtuosa che eh, potesse portare a diciamo, una prospettiva in-house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente. Si punta su sviluppo toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile, perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti. Eh, per supportare il tessuto economico parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti ci pare francamente ecco una eh, certificazione del fallimento politico della Giunta Gianni il primo vero fallimento politico e certo eh, oggi sentirsi dire in aula che Fili Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli, agli operatori di mercato diciamo eh, proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È uno Operazione che deve essere fatta se la Giunta riterrà appunto di portarla avanti, come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui, massimo a giugno, dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati. Altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi, e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani, e soprattutto lo facciamo senza una vera e effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Noi oggi abbiamo dei doppioni, abbiamo società che non si comprende bene neanche che tipo di senso abbiano e quale mission di fatto oggi abbiano. Eh, si certifica che però ci costano e quindi, a nostro avviso, eh, alla luce della lezione che oggi apprendiamo su Fili Toscana, dove le marce indietro praticamente sono all'ordine del giorno, voi pensate semplicemente all'operazione Toscana-Strade lanciata quasi, come dire, eh, al pari di Fili Toscana. Quello che ci aspettiamo, forse, è che l'anno prossimo ci vengano a dire che le risorse non ci sono, esattamente come è stato fatto. È chiaro che questo non è un atteggiamento neppure serio, perché se si prospetta una certa operazione si crea anche affidabilità. Nei confronti di chi dovrebbe investire, nei confronti dei soci. Qui si sta perdendo competitività in questa regione e quindi o si pone rimedio con politiche efficaci oppure io credo che come dire, la giunta, ripeto, certifichi davvero il suo fallimento.